Ho portato qualche esempio velocemente da mostrarvi su interventi fatti sull'esistente o sulle nuove costruzioni. In questo caso vedete Spilamberto, l'ex ospedale di Santa Maria degli Angeli, un edificio che era ammalorato e che era seriamente danneggiato in tutte le sue strutture, su cui siamo andati a intervenire con delle iniezioni e dei connettori, quindi sia sulle partizioni orizzontali che verticali, facendo anche degli interventi con le fibre di carbonio, per poi ottenere questo risultato, e ad oggi, no no ma va benissimo, perché è giusto da far vedere così molto velocemente, per poi ottenere appunto questo risultato, gli alloggi sono già adesso abitati e siamo nella fase di scelta del colore per l'integrazione dell'edificio nel centro storico di Spilamberto, e quindi anche con una particolare attenzione verso quei particolari che siamo riusciti a mantenere. Andando avanti vi mostro questo intervento che invece è stato fatto a Carpi Santa Croce, edificio tipicamente rurale, un po' come quello che facevano vedere i precedenti relatori, messo malissimo. Siamo intervenuti prima del sisma, lo abbiamo completamente rimesso a nuovo, di concerto con l'amministrazione comunale. Abbiamo rifatto completamente tutte le strutture di fondazione, i muri perimetrali, le coperture, però con l'attenzione proprio di mantenere la medesima tipologia. Il risultato si vede dopo, quindi a parte il colore di finitura esterna, che anche questa è stata una scelta per una migliore resa sull'efficienza energetica, però il fabbricato praticamente è perfettamente coincidente con il preesistente. Subito dopo vi faccio vedere Castelnuovo, via 25 aprile, in questo caso il riuso di una porzione del territorio, nel senso che l'ex caserma dei carabinieri, che era già stata adibita a residenza, non era più performante né dal punto di vista strutturale né dal punto di vista energetico. Abbiamo deciso di abbatterlo e ricostruirlo ex novo, però utilizzando materiali innovativi come l'XLAM, per cui siamo riusciti ad ottenere una classe A direi anche un'ottima resa dal punto di vista strutturale. Sia l'edificio precedente, cioè quello di Carpi Santa Croce, che quello di Castelnuovo, erano già costruiti nel momento in cui c'è stato il sisma. Quello di Carpi addirittura era già abitato, non abbiamo avuto danni. Gli ultimi due interventi che vi faccio vedere velocemente, in questo caso di riuso del territorio, perché in questo caso siamo andati a ricostruire abbattendo un edificio vetusto che appunto l'amministrazione comunale di Fiorano non intendeva più ristrutturare. L'abbiamo rifatto ex novo e con una particolare attenzione sulla resa energetica abbiamo ottenuto una classe A+. L'ultimissimo intervento invece, un intervento sempre con una buona resa energetica, però in un PEP a Pavullo. Ora, sulla base di questi interventi vorrei fare delle riflessioni, cioè noi abbiamo già curato, cioè ci stiamo già occupando da tempo di migliorare i nostri edifici dal punto di vista sismico, dal punto di vista diciamo sia impiantistico che di resa energetica. Dov'è che abbiamo ancora dei margini per poter migliorare? Abbiamo il problema dell'integrazione. Quello che abbiamo notato era che nel momento del terremoto si notava una paura, un nervosismo tra la gente, però aumentava la disponibilità verso gli altri, quindi ci si aiutava di più. Ecco,
penso che ci siano dei margini per lavorare proprio in questo campo qui e quindi da queste constatazioni bisognerebbe appunto abbattere le diffidenze, perché la cosa che si nota di più è che quando viene annunciato che verrà fatto un edificio sociale all'interno di un quartiere sicuramente nascono dei malumori, un po' perché gli utenti hanno delle disponibilità economiche piuttosto esigue, un po' perché c'è un problema di integrazione sociale. Quindi come inserire le nostre unità abitative nel contesto urbano edificato in modo da assicurare anche la sicurezza e l'integrazione? La pubblica amministrazione io penso che debba studiare come realizzare con gli stessi costi edifici e quartieri che siano integrati all'interno della città. Quindi studiare anche il non costruito, perché la città non è fatta solo di case, la città è fatta anche di luoghi non costruiti, sono le nostre piazze, le nostre vie principali, i luoghi di incontro. La corretta dislocazione di questi luoghi con l'edificato fa sì che la città funzioni bene e quindi che si abbattano appunto quelle condizioni che possono causare sia l'insicurezza che la difficoltà dell'inserimento sociale. Quindi a questo punto il mio invito è per chi mi sta ascoltando, comunque per gli amministratori, quello di pensare a questo terremoto che ha causato comunque tanti danni, pensare a questo terremoto come a un'opportunità che c'è stata data, rifacendomi anche a quello che diceva prima su Churchill, che è praticamente questa opportunità possa far nascere, far rinascere i nostri centri urbani, le nostre città, curando l'integrazione e l'unione tra i vari abitanti. Vi ringrazio.